La Gazzetta del Mezzogiorno. Maglia Otranto si amplia e per 8.000 ulivi il destino è segnato. Sono cartoline da Auschwitz, queste siglate a matita rossa e blu, souvenir per il turista salentino del 2012. Si tratta degli 8.000 ulivi interessati dai prossimi cantieri per l'ampliamento della maglia Otranto, segnati da cifre che sembrano sentenze e rimproveri. Nuovo quotidiano di Puglia. Nardò, funghi allucinogeni e marijuana nel campeggio. Denunciati due turisti. Hashish, marijuana, persino funghi allucinogeni. È quanto scoperto e sequestrato dai carabinieri di Nardò nel corso di controlli in alcuni campeggi e pinete lungo la litoranea ionica. La scoperta della droga è stata fatta nelle tende del campeggio dove alloggiavano un turista 37enne salernitano e uno milanese di 19 anni. Lecce prima. Via libera ai mini abbonamenti. Tesoro all'assalto. Ripartiamo. Il 21 agosto la presentazione alla città del Lecce e della campagna abbonamenti. La società apre i profili su Facebook, Twitter e YouTube, ma ai calciatori verrà proibito per contratto di veicolare informazioni sui social network. Salento Report. Tentato furto aggravato, in arresto 65enne di Tricase. Arrestato mentre colpiva la parete posteriore di una tabaccheria con un grosso martello, facendosi luce con una lampadina tascabile. È accaduto ieri sera intorno alle 22 in pieno centro di Tricase. Si tratta di Giovanni Andrea Martella, con numerosi precedenti penali. Accanto a lui una borsa contenente guanti ed altri attrezzi da scasso, tutti sequestrati. Corriere Salentino. Blitz del NIL. Scoperti 15 lavoratori in nero. Su un totale di 16 ispezioni eseguite, 33 sono le posizioni lavorative esaminate dagli ispettori. Quasi la metà quelle assolutamente in nero, mentre per le altre sono in corso gli accertamenti del caso, mirati a verificare eventuali elusioni di legge e contrattuali. Le irregolarità messe a nudo dai militari hanno riguardato il settore edile, quello della produzione di capi di abbigliamento, dell'impiantistica e dei servizi di facchinaggio e portierato. Il tacco d'Italia. Sonorità internazionali nel cuore del barocco. Secondo appuntamento presso il Teatro Romano di Lecce per la rassegna Lecce, Festival delle emozioni nel cuore del barocco. Protagonisti della serata i Madeleine, il gruppo formato dalla straordinaria voce di Rachele Andrioli, dal sax di Fulvio Palese, dal pianoforte di Luigi Botrugno, dal contrabbasso di Angelo Urso e dalla batteria di Antonio Bramato. Un saluto a tutti i salentini in Italia e nel mondo. Appuntamento a domani con la rassegna stampa di salentoreport.it.